Queste sono le immagini belle che noi vogliamo lanciare. I due dirigenti scambiano davvero un reciproco in bocca al lupo professionale. Partiamo dal dirigente della Sessana, dirigente Marraffino, 1-0, la Sessana ha provato in finalissimo. La cosa che dice il giocatore, si è giocato prima molto tenso. Qualche coro di troppo, però strascico delle... No, perché noi volevamo stare tutti fuori da porta, no, c'era più forte che vince, oppure che è più fortunato. Comunque noi facciamo in bocca all'uomo pure alla cortese calcio, questo mi sembra vicino tutti quanti. Quindi un in bocca al lupo, allora appunto domenica prossima per la finalissima. Normale, invitiamo pure l'Ortese. La parola al direttore del sportivo dell'Ortese, Alessandro Vozza. Direttore, termina la stagione, il tuo grazie ai ragazzi per l'impegno. Veramente io ringrazio Marraffino, il presidente Prova, la Sessana, però soprattutto io ringrazio i miei ragazzi, veramente. Era molto difficile, comunque su un campo difficile, era una partita da tripla. Onore alla Sessana, in bocca al lupo per il proseguo, per la finalissima. Io ad oggi finisce qui il mio mandato di direttore sportivo per l'Ortese, perché adesso voglio staccare un po' con la spina. Termina il rapporto. No, ma non termina il rapporto. Io ringrazio di cuore Michele Aletta, l'Ortese, tutti i dirigenti, iniziando da Arnaldo Ruscino, Mena Capasso. Lascia una grande famiglia, dai. Ringrazio tra mille difficoltà. Tra mille difficoltà abbiamo fatto un grande campionato con poche risorse economiche, ripeto, forse almeno la squadra veramente con tanti giovani abbiamo fatto tanto. E io veramente ringrazio Piero Cristiano, Claudio Mozzillo, tutto lo staff, Raffaele il massaggiatore, Tommaso, mi dispiace se dimentico qualcuno, però io ringrazio tutti a Orta veramente per la possibilità che mi ha dato Michele Aletta di collaborare con lui. Abbiamo fatto grandi cose quest'anno, va bene così. Per una mia scelta, io termino qua quest'anno veramente con grande gioia, anche se c'è un po' di rammarico per la sconfitta, ma il calcio c'è chi vince e c'è chi perde, però io sono estremamente soddisfatto veramente del grande campionato che abbiamo fatto e penso che è sotto gli occhi di tutti. Io un grazie a tutti gli addetti ai lavori e un grazie a te Mario, perché tutto l'anno ci hai supportato e sopportato. Ciao, grazie Alessandro.